bambine e bambini, oggi vedremo un nuovo argomento, la divisione. Abbiamo visto l'addizione, la sottrazione, la moltiplicazione e ora vedremo la quarta operazione, cioè la divisione. Aspettatemi un attimo che vado in cucina. Eccomi in cucina. Adesso userò la divisione per distribuire in due parti uguali questi 6 kiwi. Quindi dovrò dividere per 2 questi 6 kiwi. Proviamo a metterli su 2 piatti, uno su uno, uno su questo, uno su questo, uno su questo. Ecco qua. Ho diviso i 6 kiwi in due parti uguali e su un piatto quindi ci saranno 3 kiwi. Quindi ho preso i 6 kiwi, e si chiama dividendo, li ho divisi in 2 e il divisore, e ho ottenuto 3 come risultato, e si chiama quoziente. 6 è il dividendo, diviso, questo è il simbolo della divisione, 2 puntini, 2 è il divisore, secondo numero, uguale, abbiamo visto, 3. Il primo numero, 6, è il dividendo. Il secondo numero, 2, è il divisore. Il terzo numero, il risultato, è il quoziente. Adesso bambini facciamo un altro esempio. Qui ci sono 12 biscotti e devo dividerli in 3 parti uguali, distribuendole in 3 parti uguali. E proviamo un po' a iniziare a prendere i biscotti. Mettiamo uno su questo piatto, su questo e via dicendo. Mettiamo in parti uguali, le distribuisco quindi in parti uguali e vediamo un po' che cosa viene fuori. Ho preso 12 biscotti, li ho distribuiti in parti uguali su questi 3 piatti, quindi ho usato il numero 12 diviso 3 e che cosa è venuto fuori? Il risultato sarà 4. Vedete, su ogni piatto ci sono 4 biscotti, quindi 12 sarà il dividendo, 3 il divisore e il risultato, che è il quoziente, 4. 12 diviso, i due puntini è il simbolo della divisione, 3 uguale 4. Quindi 12 sarà il dividendo, 3 sarà il divisore e 4 sarà il quoziente. Prendete il libro Nuvola Rossa a pagina 52. La divisione è l'operazione che serve per distribuire in parti uguali. Il suo segno è il diviso, questi due puntini. Qui abbiamo un piccolo problemino. Il nonno Pino ha 6 caramelle, sono gli stessi numeri che ho usato io prima, ha 6 caramelle e le vuole distribuire in parti uguali ai suoi 2 nipoti. Quante caramelle avrà ognuno? 6 sono le caramelle ed è il dividendo, diviso col segno coi 2 puntini, 2 che sono i 2 nipotini ed è il divisore. Quanto farà 6 diviso 2? Il risultato è 3 e si chiama quoziente, quindi ognuno di loro riceverà 3 caramelle. Provate adesso a fare l'esercizio numero 1. Aspetto i vostri esercizi e vi auguro buon weekend. Ciao!